Seconda uscita azzurra dopo l'esordio vincente contro la Moldova. Torna in campo oggi la nazionale di Milena Bertolini per proseguire il cammino verso il prossimo mondiale. Buon pomeriggio, ben trovati da Rai Sport e ben trovata a Katia Serra. Ciao Katia. Ciao a tutti, ciao Simona. Abbiamo quest'Italia che, come detto, torna in campo forte del 3-0 contro la Moldova. Oggi c'è la Croazia, è un avversario di spessore superiore e soprattutto a livello fisico ha qualcosa di in più rispetto alla Moldova. Ma se lo paragoniamo alla partita precedente, qualcosa di più anche da un punto di vista tecnico. Poi oggi, per fortuna nostra, ci sono assenze importanti e quindi sicuramente è una partita che dobbiamo vincere e possibilmente con tanti gol. Ecco, l'obiettivo diciamo che è doppio, vincere e con tanti gol, perché poi la differenza reti comunque conterà e perché per passare da primi nel girone è praticamente fondamentale. Sì, è fondamentale anche perché le seconde invece poi accederebbero agli spareggi con una formula piuttosto complicata e cervellotica e che non vogliamo neanche svelare, perché non ci vogliamo neanche pensare, perché siamo convinte insomma che pur nelle difficoltà la nostra squadra si può qualificare come prima, anche se a livello internazionale è sempre complicato riuscirci. Rispetto alla gara con la Moldova abbiamo una Giuliano in meno che è tornata a casa perché si è infortunata proprio in quella sfida. Sì, un problema al ginocchio per lei, al menisco esattamente, diciamo che le manovre tipiche che si fanno in questi casi danno esito positivo al problema del menisco, la risonanza invece non ha messo in luce questo problema, quindi dovrà ripetere tra qualche giorno questi esami e queste visite per capire se effettivamente è un problema serio o solo qualcosa di superabile in poco tempo. E Milena Bertolini ne ha parlato anche ieri in una conferenza stampa nel dire che ovviamente a settembre ancora non c'è il top della condizione e problemi fisici sono piuttosto e purtroppo anche una costante. Sì, diciamo che rispetto al passato, dove il campionato iniziava più avanti, quindi si affrontavano queste gare senza l'adeguata anche preparazione e il rodaggio del campionato, per fortuna ci siamo arrivati insomma con già 3 partite disputate e questo aiuta sicuramente ad avere una condizione atletica che giustamente adesso non è ideale, ma certamente già buona, discreta. Poi ricordiamo anche che le giocatrici di Juve e Milan, no, hanno giocato in Champions e quindi hanno acquisito anche lì minutaggio importante per far crescere la condizione. E a proposito di Milena Bertolini, nella conferenza stampa di ieri ha toccato diversi temi, ha dato un po' anche la ricetta giusta di come bisogna affrontare oggi la Croazia. Vogliamo ascoltarla insieme. Dovremmo cambiare, non è sicuramente l'atteggiamento e l'approccio che abbiamo avuto con la Moldavia che è stato ottimo, ma soprattutto dovremmo cambiare nella cattiveria e nella concretezza, avere meno leziosità, che forse questo è stato l'aspetto principale della partita con la Moldavia. Abbiamo una squadra sicuramente più fisica rispetto alla Moldavia, più aggressiva e con qualche giocatrice di qualità, ma la stessa Romania. E come dico da sempre, una squadra molto ostica e molto difficile da affrontare, soprattutto in casa loro. Quando una squadra diventa leziosa, come è stata l'Italia secondo Milena Bertolini? Ma quando magari pensa che sia tutto troppo facile, si sente molto sicura della sua superiorità. Io credo che la mancanza di concretezza che tutti quanti abbiamo sottolineato sia frutto anche di una poca lucidità. Lucidità nell'attimo in cui devi calciare in porta, devi trovare la prontezza di decidere dove mettere la palla o addirittura magari fare l'assist perché hai una compagna meglio smarcata. Ecco, in questo le nostre azzurre oggi devono fare un passettino in più per concretizzare le tante occasioni create. Abbiamo detto dell'assenza di Giuliano, al suo posto al centrocampo giocherà Aurora Galli, che ricordiamo è la prima giocatrice italiana ad andare in Inghilterra a disputare il campionato inglese, gioca nell'Everton. Ovviamente microfoni per lei in questa vigilia, la vogliamo ascoltare insieme, Aurora Galli, che parla soprattutto delle pressioni che ci sono attorno a quest'Italia. Ci sono tante pressioni, c'erano tante pressioni al mondiale, ci sono tante pressioni per l'europeo e per questa qualificazione di nuovo al mondiale, però penso che la forza di una squadra sia guardarsi le spalle l'una con l'altra. E questo noi lo sappiamo fare molto bene, quindi la pressione viene azzerata da questo, ecco.
è la forza, no, della squadra che riesce a neutralizzare le pressioni, è un concetto molto importante soprattutto sul palcoscenico internazionale. Sì, perché comunque questo è un gruppo che si conosce molto bene, che gioca insieme da tantissimi anni e quindi al di là della conoscenza tecnico-tattica sono molto amiche, no? Anche da un punto di vista di relazione al di fuori del campo e di conoscenza approfondita delle reazioni e dei caratteri psicologici di ciascuna di loro, e quindi questo aiuta la squadra, insomma, a fare gruppo anche nei momenti più difficili. E adesso noi stiamo vedendo la nostra nazionale femminile, queste le immagini della sfida contro la Moldova, ma vediamo la maglia azzurra e allora vogliamo rendere omaggio a un grande della storia italiana che ha vissuto e ha vestito la maglia azzurra diverse volte, se n'è andato oggi all'età di 83 anni, Romano Fogli, ex centrocampista, certamente il simbolo dello scudetto storico del Bologna, ha vinto anche una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale con il Milan, dall'allenatore fu anche vice di Trapattoni alla Fiorentina. Katia, un tuo ricordo? Ma il ricordo, sai, da bolognese, di un giocatore che è stato simbolo della maglia rosso-blu, che anche in epoca moderna la tifoseria si ricorda sempre, di un centrocampista di corsa che aveva anche qualità tecnica e per questo si può definire un giocatore moderno. E lascia un vuoto, perché comunque di quello scudetto se ne sono già andati in tanti ed è chiaro che quando succede c'è sempre un grande dispiacere per coloro che hanno onorato i colori rosso-blu. Questo è il nostro ricordo, questo il nostro omaggio. Tra qualche istante andremo da Tiziana Alla e Marta Carissimi per la telecronaca di questa sfida tra Italia e Croazia, entrando nuovamente nel dettaglio di quello che accade nella squadra di Milena Bertolini. C'è un altro cambio rispetto alla sfida contro la Moldova, Caruso per Rosucci. Di fatto il centrocampo varia notevolmente. Sì, quindi oggi due giocatrici più fresche atleticamente, questo è importante, con anche caratteristiche differenti. E certo, Giuliano in regia contro la Moldova ha disputato un ottimo incontro, ma le ragazze che scendono titolari quest'oggi hanno qualità ed esperienza per fare altrettanto. E si riparte però dal solito tridente, no? Lì davanti non ci sono variazioni. Non ci sono variazioni, e se ci guardiamo indietro di oltre un anno, diciamo che spesso o giocava Giacinti o giocava Girelli. Con questo nuovo sistema di gioco, invece, la CT Bertolini sta sperimentando di sfruttarle entrambe contemporaneamente, perché sono le italiane più prolifiche sotto porta. Siamo pronte per andare da Tiziana Alla e Marta Carissimi, il primo tempo della sfida tra Italia e Croazia, noi ci vediamo nell'intervallo, buon divertimento a voi! Buon pomeriggio da Karlovac in Croazia. Dopo l'intreccio di euforia e tensione per la partenza del nuovo cammino mondiale a Trieste, l'Italia affronta dunque la prima trasferta e la strada oggi conduce qui a Karlovac, una sessantina di chilometri da Zagabria, per affrontare la Croazia che all'esordio è stata sconfitta per 2-0 in Romania. Come avete sentito, lo ricordava anche lo studio, meno leziosità e più concretezza chiede la CT Bertolini alle sue ragazze, ancora negli occhi le tante, troppe occasioni costruite per incrementare il bottino contro la Moldova e poi non sfruttate, perché la differenza reti sarà fondamentale al momento di tirare le somme alla fine del girone di qualificazione. Ormai lo abbiamo imparato, bisogna vincerle tutte, segnando più gol possibile, perché soltanto la prima staccherà il biglietto diretto per il Mondiale 2023. È un'Italia quella che sta entrando in campo, ma anche le ragazze in panchina e le altre in tribuna, il gruppo azzurro che non deve farsi condizionare dalla pressione delle aspettative che sono cresciute assieme alla sua statura internazionale. Un aspetto positivo, ci ha detto ieri Milena Bertolini, perché vuol dire che tutti ora si attendono il meglio da noi, e se vogliamo far parte dell'elite del calcio femminile dobbiamo imparare a gestire queste situazioni. Oggi ci sarà da gestire un avversario distante 40 posizioni nel ranking FIFA, che alla prima uscita ha perso 2-0 in Romania. Il livello si alza rispetto alla Moldova, maggiore fisicità e aggressività e più qualità. Nel centrocampo azzurro mancheranno le illuminazioni di Emanuela Giuliano, costretta a lasciare il gruppo, lo sapete, per una distorsione a ginocchio rimediata venerdì a Trieste. Ci sarà soltanto un altro cambiamento nell'undici titolare.
Rosucci in panchina, in mezzo al campo ci sono Galli e Caruso, il resto della squadra è la stessa di venerdì a Trieste. Le squadre sono schierate in campo in attesa che tutti prendano posizione anche sulle rispettive panchine, dunque in attesa di ascoltare gli inni nazionali in questo piccolissimo impianto della città di Karlovac, lo stadio Branko Čavlović Čavlek. Ai bordi del centro storico di questa cittadina croata, a una cinquantina di chilometri da Zagabria, sulla strada che collega la capitale a Fiume. È il momento degli inni nazionali, le ragazze si stringono per ascoltare. Standing for the national anthem of Croatia. One more time in the start is the national hymn of Croatia. Tutto è pronto per Croazia Italia, un piccolo stacco pubblicitario, poi di nuovo tutti qui. Ho rispettato il mio modo di essere. Non sei femminile. Ho sempre rispettato la mia vera natura e rispetto la mia pelle ogni giorno con la linea cosmetica Lalo Equilibra che la protegge in modo naturale. Equilibra, rispetta la tua natura. Bentornati allo stadio di Karlovac, Branko Čavlović Čavlek, per questa prima trasferta della nazionale italiana femminile nel cammino di qualificazione mondiale. Andiamo a vedere allora le formazioni
Parlavamo dell'Italia, dei due cambi nella formazione italiana, uno obbligato, l'altro una scelta tecnica. In porta Laura Giuliani in difesa, il solito schieramento a tre, Gama, Linari e Bartoli in mezzo al campo, dunque Bergamaschi, Galli, Caruso e forse Bonansea, che giocherebbe un po' più arretrata con lo spostamento di Cernoia nel tridente con Giacinti e Girelli, ma poi andremo a vedere se effettivamente sarà così. Per quanto riguarda la Croazia, ricalca quella che ha perso nella partita di apertura in Romania 2-0. Bacic in porta, una vecchia conoscenza del campionato italiano, soprattutto 3 anni nella Juventus, la conoscono bene gran parte delle azzurre. Poi 5 in difesa, Dulcic, Balog, Pedic, Kunstek e Čanevac. In mezzo al campo gli esterni Pesel e Jelencic, e in mezzo Lubina e Lozna, davanti la giovanissima Glibo, unica punta. Benvenuta a Marta Carissimi qui accanto a me per curare il commento tecnico, dunque una prima delle prime indicazioni che puoi cogliere da questi schieramenti. Ciao Tiziana, buonasera a tutti. Sì, l'hai detto durante la formazione. Bonansea è stata spostata un po' più arretrata, è stata alzata sul tridente Cernoia, quindi vedremo poi nell'interpretazione della partita questo comporterà. Sicuramente Bonansea, partendo da dietro, ha più campo a disposizione e potrà sfruttare le sue grandi caratteristiche. Bartoli intanto in possesso di palla, lo scambio con Bergamaschi che prova l'1-2 con Cernoia, ha fermato tutto la numero 14 Dulcic, ma in fallo laterale, dunque la rimessa è subito azzurra. Italia che prende subito, almeno tenta di farlo, il comando delle operazioni. Ancora un pallone battuto lungo, si lancia alla rincorsa della palla con il numero 8 Glibo, rincorsa da Saragama, c'è anche Linari in mezzo, tenta subito la conclusione. Applausi per lei, dunque subito fa vedere la Croazia quello che può mettere in difficoltà l'Italia, Marta. Sì, Glibo, che è la giocatrice più giovane in campo, un classe 2002, è una delle prime apparizioni con la nazionale croata, è un buon talento, sicuramente vedremo una Croazia, adesso bisognerà vedere come interpreterà la partita, l'impressione è che sia una formazione che sarà molto compatta dietro e quindi l'Italia dovrà essere brava a trovare gli spazi giusti, a girar palla in modo da trovare gli spazi, perché veramente troverà una difesa 5 con tutto poi il resto della squadra schierata nella propria metà campo. Tanto il pallone per Bergamaschi in mezzo, Girelli non va subito alla battuta e si fa fermare da Balog, e questa è una se vogliamo è ancora una mancanza di concretezza rispetto a quello che si è visto venerdì a Trieste, rispetto a quello che tutte quante a partire dalla CT dicevano non si dovesse fare. Aveva forse, lo stiamo rivedendo adesso, la possibilità, Marta, di battere a rete Cristiana Girelli. Sì, diciamo che in questo caso Giacinti è stata molto altruista, perché comunque lei aveva lo spazio forse per guidare ancora un attimo palla e provare anche un tiro incrociato. Sul controllo Cristiana non è proprio riuscita a trovare la velocità per trovare la porta, forse avrebbe potuto provare un tiro di prima intenzione. Intanto l'Italia ha guadagnato il calcio di punizione sulla tre quarti avversaria, schierano tutte in area, parte la parabola troppo lunga per tutti, sul secondo palo c'era molto defilata Cristiana Girelli, ma la traiettoria non era irraggiungibile per lei, e dunque si riparte con la rimessa del pallone. Doris Bacic, dicevamo, le ultime 3 stagioni nella Juventus come vice di Laura Giuliani, ora passata allo Sporting Lisbona, per lei in bianconero 18 presenze e il contributo alla vittoria di 3 scudetti, una Coppa Italia, 2 supercoppe, uno dei cardini dello spogliatoio è stata Doris Bacic, che adesso ritrova di fronte la sua compagna in bianconero. Nel frattempo anche lei ha cambiato colori, da quest'anno veste la maglia del Milan. Tanto Balog attaccata da Giacinti, si rifugia proprio indietro da Bacic, che affida a Lubina. Il pallone per Kunstek, indietro attende l'Italia l'impostazione avversaria, lancio lungo fermato da Gama. Poi ancora Gama,
Linari e Bartoli. Va a cercare Bergamaschi in anticipo. Fermata in fallo laterale. Girelli. Voleva servire Giacinti. Pallone fermato, recuperato da Linari. Gama. Larga c'è Bonanzè. In effetti, Marta, questa variazione tattica viene confermata da quello che stiamo vedendo in queste battute. C'è Bonanzè un po' più arretrata, molto più esterna sulla destra, con Bergamaschi a sinistra. Girelli intanto proprio per Bergamaschi. Il cross per Giacinti non ci arriva. Dall'altra parte Bonanzè rimette in mezzo. Pallone alto, messo fuori dalla difesa, recuperato da Cernoia. Costretta ad arretrare, serve Bonansea, pallone però direttamente sul fondo. Sì, abbiamo proprio apprezzato questo, Bonansea partendo da dietro ha molto più campo e quindi può sfruttare la sua velocità per riuscire a impensierire la retroguardia avversaria, diversamente partendo da più avanti ha meno campo e quindi spesso, come è successo nella partita con la Moldova, può avere qualche difficoltà in più perché ovviamente ha subito l'avversario attaccato che le impedisce di sfruttare la sua caratteristica principale, che è sicuramente la velocità. Tanto l'anticipo di Linari, poi Bergamaschi riesce a raggiungere Giacinti con il fisico, Balog la ferma, poi il pallone rispedito in avanti, ancora Linari con calma mette giù di petto, attaccata da Glibo, si appoggia sulla sua capitana Gama, ancora per Linari. Bergamaschi perde il contatto col pallone, Dulcic glielo soffia, poi però Bartoli recupera, poi Bergamaschi, un errore in appoggio. Lubina dietro per Kunstek, il lancio in profondità in direzione di Jelencic. Dulcic per Loina. Glibo ancora a cercare con un ottimo pallone Loina e poi c'è la chiusura e la Croazia guadagna il primo calcio d'angolo. Sta disimpegnando bene la squadra di casa in queste prime battute. Sì, Croazia che nella scorsa partita con la Romania, comunque nonostante la sconfitta, era una squadra che tentava di giocare, poi davanti non ha avuto grande qualità per finalizzare. Adesso davanti comunque è cambiato, è entrata appunto Glibo dal primo minuto e mi sembra che comunque abbia dimostrato abbastanza qualità, quindi adesso l'Italia, la Croazia proprio diciamo tenta di fare questo, no? Magari chiudersi per poi ripartire e sfruttare gli spazi che l'Italia a trazione molto offensiva potrebbe lasciare. C'è stata la chiusura di Galli sul primo palo, un altro angolo, il secondo consecutivo per la Croazia. Vediamo se cambierà la traiettoria, un po' più a centroara, il pallone che si impenna, esce Laura Giuliani con sicurezza, impresa alta e poi accenna alle compagne subito di cercare la profondità, poi però appoggia verso Bonansea al piccolo trotto, supera il centrocampo, dà un'occhiata alla disposizione delle compagne. Girelli, Caruso per Bergamaschi, buona questa combinazione, Bergamaschi tenta la conclusione, esterno destro che non ha però messo in difficoltà Bacic. No, ottima questa combinazione, Caruso alle spalle, subito pronta alle spalle di Girelli, ha veramente trovato benissimo Bergamaschi, che avrebbe potuto provare il tiro a giro sul secondo palo, ma il primo controllo non è stato ottimale, quindi ha tentato un collo esterno che è più un cross, una sorta tra un cross e un tiro. Dopo due giornate in cui sembrava autunno pieno qui a Karlovac, oggi è tornato il sole a splendere su questa seconda tappa del cammino azzurro verso il Mondiale 2023. Pallone che si impenna. Lo tiene in campo Dulcic. Poi supera anche Bergamaschi.
mantiene il possesso del pallone, su di lei Bartoli, arriva il raddoppio di Bergamaschi, l'appoggio all'indietro, il traversone da parte di Loina direttamente tra le braccia di Laura Giuliani. Caruso, Bonansea. Gama. Dare in aria Bartoli, c'è sempre larghissima Bergamaschi che viene servita, ma può però provare ad affondare sulla corsa. Allora, Italia che fa girare il pallone, Linari prova dalla parte opposta dove è appostata Bonansea, di prima intenzione per Caruso. Caruso tenta il dribbling, riesce ad andare al cross, è una buona opportunità per la testa di Girelli, c'è stata una deviazione da parte di Balog ed è angolo per l'Italia. Sì, questa è un'ottima combinazione di Cernoia che è appunto sulla stessa fascia di si è trovata sulla stessa fascia di Bonansea e quindi ci sono piedi invertiti da piedi diversi, da una parte Bonansea col destro, sulla stessa corsia Cernoia che può rientrare col sinistro, quindi Caruso intanto ancora un angolo, traiettoria che ha scavalcato Valentina Giacinti. Italia rimane lì. C'è grande affollamento soprattutto nell'area piccola, dà un'occhiata a Caruso, serve il pallone in mezzo proprio per Giacinti che gira di testa, non trova però lo specchio, pallone sul fondo. Queste sono sempre soluzioni che possono diventare pericolose, l'abbiamo detto più volte, partite come queste sono in generale, i calci piazzati sono fondamentali, poi tante volte in partite come queste servono proprio per sbloccare questa... un angolo calciato sul primo palo, Giacinti impatta la palla sicuramente da quella posizione, l'unica cosa che avrebbe potuto fare era spizzarla all'indietro per cercare o la porta o una compagna. Colpo di testa di Bergamaschi, la rimessa è croata. Dulcic, palla per Glibo, guadagna anche l'era rimessa, avanza, acquista po' di metri la Croazia. Dulcic con le mani, sempre verso Glibo, mette giù il pallone di petto, ma questa volta è Loina la capitana ad accompagnarlo fuori. Riparte l'Italia con Gama. Linari, Galli, Gama, prova ad avanzare, cerca la battuta in profondità per Girelli, rimessa laterale Italia, per Bonansea, per Girelli, attaccata da due avversari e prova a girarsi, a guadagnare almeno l'angolo, non ci riesce, sarà rimessa dal fondo, le proteste di Cristiana Girelli, ma la seconda assistente, la signora Porras Ayuso, è una quaterna arbitrale spagnola, l'arbitro principale è la signora Marta Huerta de Asa. Oggi si giocano anche le altre due gare del girone G alle 19. Moldova-Svizzera, 19:30, Romania-Lituania. Balog ferma il suo rilancio. Gama, Bonansea, prova ad andarsene. Prende bene in velocità la prima avversaria e deve superare una seconda. Guadagna il calcio di punizione. Intervento anche abbastanza ingenuo, se vogliamo, di Jelen Cic. E questa è stata brava Bonansea e un po' meno brava l'avversario, ma ottima la punizione da questo punto, perché può essere veramente pericolosa, va Caruso a battere e potrebbe, volendo, anche Cernoia rientrare, ma penso si fermerà Caruso
e sono salite tutte le saltatrici, quindi può essere davvero una posizione molto interessante, perché noi possiamo essere molto pericolose. Eccola la traiettoria centro area, Girelli dalla parte opposta prova a cercare la porta, il tiro respinto, poi Gama anzi ha praticamente disturbato Cernoia, si sono trovate tutte e due sul pallone. Andiamo a rivedere dal replay, è stata Baloga a respingere il primo tiro, poi non ci hanno mostrato la prosecuzione dell'azione. Tanto un buon pallone adesso recuperato, palla per Galli che viene messa a terra al limite dell'area, un intervento anche troppo deciso, infatti arriva il cartellino giallo. Il primo della partita. Assolutamente ottima, qua parte tutto da una forte pressione da parte di due giocatrici, Cernoia e Galli e Giacinti. E molto brave, poi qua bravissima Galli a saltare l'avversario, a prendere una punizione che da lì per Cernoia può diventare davvero molto interessante. Bravissima a saltare anche perché abbiamo visto il piede alto a martello della numero 16 Kunstek, che ha rimediato il primo cartellino giallo della partita al quarto d'ora del primo tempo. Grande fisicità e aggressività, lo aveva detto la CT, da parte di questa squadra. La conclusione, la rete, no, non è la rete, il pallone ha rimbalzato sotto la traversa, poi Gama, eccola la rete, eccolo il vantaggio azzurro con la capitana Sara Gama, dopo che Cernoia aveva colto la traversa, il pallone aveva rimbalzato, chissà, vedremo se sulla linea oltre, ma insomma l'azione era proseguita. Bellissima punizione da parte di Cernoia, vabbè, lei è una specialista, calciata forte, tesa sul secondo palo, la riapprezziamo, la palla forse era fuori e poi Gama, insomma, è curioso vedere Gama ha calciato veramente bene ed è curioso perché proprio qualche minuto fa loro due si erano, insomma, date un po' di fastidio e quindi insomma poi sono state loro due proprio le fautrici del gol, quindi ottimo come abbiamo detto prima, da una punizione può essere molto pericolosa, infatti da una punizione poi è nato questo primo gol davvero fondamentale per sboccare la partita a questo punto della partita del match. È il settimo gol con la maglia azzurra della nazionale maggiore di Sara Gama. È un gol che può essere davvero importantissimo per sbloccare anche mentalmente le azzurre. Hai fatto bene a sottolineare davvero come prima si fossero un po' ostacolate, no, entrambe. E adesso, dalla conclusione di una finita sulla traversa rimbalzata poco prima della linea di porta, è arrivata poi quella davvero vincente di Sara Gama. Italia dunque in vantaggio al sedicesimo. Proprio come era accaduto contro la Moldova, il gol che aveva spezzato, che aveva aperto il punteggio di Girelli, era arrivato anche in quell'occasione, anche venerdì al sedicesimo. Tanto Giacinti prova a rincorrere il pallone, ma in vantaggio Bacic. L'anticipo di Bonansea, il rimpallo però non le è favorevole. E allora riparte Lubina, Kunstek. Pedic, Čanjevac. Troppo lungo il pallone appoggiato di testa per l'inserimento di Glibo. Controlla con sicurezza Linari, lo scambio con Laura Giuliani, poi da Bartoli a Bergamaschi. Galli si libera della pressione di Glibo, Cernoia di prima intenzione verso Bergamaschi, poi Balog trova il rimpallo sull'avversaria, trova la rimessa laterale. Dulcic verso Glibo,
La caccia del pallone Loina, inseguita da Linari. La tiene lì. Prova a non farla entrare in area. Il traversone. Bonansea. Libera. Dopo il tentativo di rovesciata di Čanjevac. Bonansea adesso pronta a ribaltare l'azione dalla parte opposta. Cernoia. C'è il taglio di Giacinti. A cercare ancora Bonansea in maniera imprecisa però. Caruso, Gama. Caruso verso Bergamaschi, il colpo di testa di Dulcic a fermare tutto. Pallone ancora in direzione di Glibo, che poi trattiene vistosamente per la maglia Linari. Si prosegue per il vantaggio, il lancio in direzione di Cernoia, colpo di testa di Balog, recupera Bergamaschi, si accentra Bergamaschi indietro per Caruso, il controllo a un tocco a destra verso Bonansea, fa girare il pallone l'Italia, mette in mezzo per Girelli, prova in tuffo, in torsione, non riesce a dare né forza né angolazione a quel pallone. Nessun problema per Bacic. Bene l'Italia in questi minuti dopo il gol, molto più tranquilla, molto più veloce anche nel far girare palla. Adesso c'è stato qualche errore tecnico, però abbiamo visto come l'Italia, se inizia a verticalizzare velocemente, cambiare gioco, può davvero mettere in difficoltà la Croazia, perché ci sono davvero tantissimi spazi. Solo 4 delle 18 convocate croate giocano all'estero, 2 in Austria, 1 in Portogallo, abbiamo detto Bacic, appena salutato la Serie A, l'altra in Italia, Jelencic, seconda stagione nell'Hellas Verona, le altre giocano tutte nel campionato croato. Bartoli, Galli, verso Giacinti, si alza però la bandierina della seconda assistente, posizione di fuori gioco per Valentina Giacinti. Giusto il fuori gioco, però ottima questa combinazione, questa verticalizzazione di Galli su Giacinti, che per di poco fuori gioco, però aveva veramente fatto un bel movimento a scappare poi incontro, liberandosi dell'avversario, avrebbe potuto appoggiarsi per far calciare una compagna o calciare lei stessa. Colpo di testa di Caruso, poi quello di Balog, recupera ancora Caruso, smista su Bonansea. Ti convince questa posizione così arretrata di Barbara Bonansea, Marta? Ma sì, perché appunto secondo me ha grande libertà di grande spazio. Vediamo, infatti anche prima l'abbiamo vista anche in una ripartenza, lei che ha grande corsa, abbiamo lei da una parte, Bergamaschi dall'altra, può veramente diventare pericolosa. E Cernoia nella fase più avanzata però si accentra molto e può sfruttare le sue caratteristiche tecniche sia per andare alla conclusione sia per giocare in zona di rifinitura con le due attaccanti. Adesso un'incursione ancora di Sara Gama, è stata fermata in angolo, è il terzo angolo che va a battere l'Italia. Siamo a metà del primo tempo, 1-0 porta azzurro, porta la firma della capitana Gama, messa a segno al 16esimo. Seguiamo intanto questo calcio d'angolo. Nell'area piccola lo stacco di Dulcic, poi prova a riprendere Caruso dal limite dell'area, finisce giù, si prosegue, non c'è fallo, se la cava in qualche modo la difesa croata, ma il pallone è recuperato di nuovo. Cernoia sul fondo, mette in mezzo, c'era Girelli nel mezzo dell'area piccola, non è riuscita a raggiungerla. Poi con un po' di difficoltà la difesa croata spazza, palla ancora in mezzo, ancora no, nessuna deviazione, pallone sul fondo. Però bene, bene, un'Italia che è sempre lì, un'Italia in questo momento davvero vivace, pimpante, una bella Italia fino a questo momento, un po' all'inizio un po' di assestamento, ma dopo il gol sicuramente un'Italia molto più propositiva. Ora si sono scambiate le fasce Bergamaschi e Bonansea, vediamo se è una situazione casuale o magari è un'indicazione precisa della panchina, credo di sì, perché rimangono a questo punto Bonansea a sinistra, Bergamaschi a destra. Eccola proprio Bonansea che va a saltare, rincorre il pallone Cernoia, lo alza in direzione di Giacinti, ma arriva Balog ad allontanare. Poi finisce a terra Caruso, non c'è fallo, ancora un pallone in profondità che sbatte su Bartoli, che poi viene travolta da Jelencic, anzi no, la signora Huerta de Asa
fischia il fallo di ostruzione a Bartoli. Il pestone però mi sembra che lo avesse ricevuto. Poi sì, nel rialzarsi ha ostacolato, sì. Assolutamente. Numero 3, però insomma poteva starci anche il calcio di punizione per l'Italia. Invece il calcio di punizione per la Croazia. Lo va a battere Lubina. Maglie croate a riempire l'area azzurra. Parte il traversone, lo chiama palla Giuliani ed esce con coraggio e con precisione nell'area affollatissima. Poi vede subito pronta a ripartire Valentina Giacinti, prova ad andarla a cercare, ma ferma tutto Jelencic. Ottimo l'intervento di Giuliani. Giuliani inoperosa completamente la scorsa partita, invece in questo frangente è davvero un'ottima uscita, e questo è importante perché comunque dà sicurezza alla squadra, e l'idea di far ripartire Giacinti era assolutamente un'ottima idea, perché appunto con la sua velocità può mettere nell'uno contro uno, può mettere in serio pericolo la difesa avversaria. Linari, Gama, Bonanzè, adesso è ritornata sulla corsia di destra e Bergamaschi è tornata a sinistra. Con calma Bacic osserva il piazzamento dei compagni, si avvicina Girelli per provare a indurla a velocizzare la rimessa in gioco del pallone. Come detto, si conoscono bene Loris Bacic e tutte le ragazze bianconere. Adesso Croazia che recupera palla, si propone subito Dulcic sulla destra, ma la signora Huerta de Asa ferma tutto perché c'è una giocatrice croata a terra. Abbiamo visto, c'è stato uno scontro prima in questa situazione qua con Linari, un pestone, però l'azione poi è proseguita essendo palla della Croazia, quindi a vedere sembra più un pestone che altro. Con il numero 3 Jelencic dunque a terra, tanto qui vediamo inquadrata parte della tribuna, non c'è davvero molto pubblico sulle tribune dello stadio Branko Čavlović Čavlek di Karlovac, che come detto è una sulla strada che collega Fiume alla capitale croata, è più conosciuta decisamente per il grande festival nazionale della birra, che è la sua più rilevante attività industriale, che non per il calcio. È un festival che si svolge tra fine agosto e inizio settembre, dura 10 giorni e richiama decine di migliaia di persone. Scelta dalla Federazione Croata come sede per questa sfida. Balog intanto in mezzo, gioco è ripreso. Dulcic ancora a Balog, rispedisce in profondità, ma in alleggerimento più che in costruzione. Adesso il pallone da Gama a Bonanzea, entrata in ritardo sull'avversaria, finisce a terra Bonanzea, si rialza. Intanto il gioco è stato già aperto dalla parte opposta verso Bergamaschi, che vince il contrasto, entra in area Bergamaschi in mezzo per Giacinti. Questa volta la girata era buona, ma ha trovato ben piazzata centralmente Bacic. Ottima azione, con tre passaggi sono arrivati in porta, verticalizzazione, brava Bergamaschi qui a guidare fino all'ultimo e trovare dietro Giacinti, che insomma da quella posizione di mancino che non è il suo piede ha calciato bene. Ottima la risposta del portiere. Cernoia per il quarto angolo azzurro dalla bandierina, palla in direzione della porta, era uscita male questa volta Bacic, fermato il pallone Loina, la capitana, piazzata poco più avanti della linea di porta sul colpo di testa. È un'Italia che ha guadagnato, mi sembra, dal punto di vista emotivo, psicologico, più fiducia, no? Ovviamente dal gol del vantaggio.
Sì, sicuramente. Inizialmente non sono mai facili queste partite, la Croazia in casa, queste sono squadre che in casa sono sempre un po' ostiche, poi appunto ci sono sempre più aspettative sull'Italia e bisogna essere in grado di gestirle. E inizialmente l'Italia era partita un po' contratta, poi il gol ha sbloccato sicuramente la situazione. Cernoia per Bergamaschi, il controllo. Galli, grande stop, Bartoli, Bergamaschi, palla per Cernoia che non riesce però a tenerla in campo, volta un po' in controtempo Valentina Cernoia. La rimessa è della Croazia, siamo arrivati alla mezz'ora del primo tempo, ha guadagnato un po' troppi metri la numero 14 Dulcic e allora l'arbitro la invita a tornare indietro, tutto da rifare. Colpo di testa di Bartoli, poi Caruso, Bergamaschi, tutto nello stretto, Bartoli indietro, invita ad allargare il gioco, a dar aria alla manovra. Galli, Gama per Linari, Bergamaschi, si propone Caruso, la vede Bergamaschi, la serve, alza la testa Caruso, il cross per la testa di Giacinti, davvero tutto con una precisione chirurgica, il raddoppio dell'Italia. Bellissima azione, una splendida combinazione tra Bergamaschi e Caruso, bellissimo l'inserimento di Caruso alle spalle della difesa e cross perfetto e Giacinti da lì non poteva sbagliare, lo riapprezziamo adesso perché è veramente un ottimo cross di mancino da parte di Caruso e ottimo il gol di Giacinti. Diciamo che non è stata minimamente ostacolata nello stacco, ma ha scelto benissimo il tempo. Valentina Giacinti l'ha piazzata lì con precisione dove doveva andare. Sì, e dunque, 31esimo. Non era ostacolata. Però appunto bisogna sempre poi impattarla al momento, certo, giusto e riuscire a angolare, quindi non è mai scontato, quindi veramente, ma bella azione, davvero, davvero un ottimo, e questo apprezziamo appunto da questo punto di vista le due giocatrici in mezzo al campo, Caruso e Galli sono giocatrici che conosciamo molto bene, Caruso è molto brava a questi inserimenti, l'abbiamo apprezzata già negli anni con la Juventus, anche negli scorsi anni, anche questo inizio stagione, quindi queste possono veramente essere armi in più per questa nazionale, perché sono degli imprevisti per la difesa avversaria che non si aspetta gli inserimenti da parte delle giocatrici, che vanno quindi a costituire poi una superiorità numerica. Gama, palla per Bonanzè, ad esterno per Girelli, ancora per Gama che vola sulla fascia, poi viene fermata, il pallone si impenna, viene fermata anche in maniera dura visto che rimane a terra la capitana azzurra, colpita forse alla caviglia sinistra se non ho visto male. Sì, vediamo adesso, da qua non si è visto lo scontro ma non si è capito se si è bloccata la caviglia nel terreno. È andata giù male, speriamo sia solo il momento. Nel ricadere sia? Sì, è andata proprio con tutto il peso l'avversario, quindi adesso speriamo sia solo più lo spavento del momento e il dolore del momento e possa che nulla insomma di grave. Si rialza zoppicando, gli applausi della panchina azzurra per lei. Tanto vediamo Milena Bertolini che sta dando indicazioni a Linari, l'ha chiamata a sé, mentre Saragama è ancora a bordo campo e ancora su di lei al lavoro i medici della nazionale. Girelli intanto di tacco per Giacinti non riesce a girarsi, arriva ancora Girelli, poi in qualche modo la Croazia riesce ad allontanare, ma il pallone è ancora recuperato da Galli, poi Caruso, Bergamaschi, Italia momentaneamente in 10 ma continua a mettere sotto pressione l'area croata. Cernoia lotta con Dulcic che alla fine alla meglio
si è aiutata anche abbastanza con le braccia. Intanto c'è a terra, anche in mezzo nel cerchio di centrocampo, Glibo. Se ne è accorta adesso l'arbitro, allora dice di aspettare per riprendere il gioco. Ci sono stati scontri, almeno non li abbiamo, un problema muscolare, quindi credo, perché si tocca la coscia. Infatti si è accasciata da sola, non ci sono stati assolutamente scontri. Mentre mi sembra che Saragama possa riprendere il suo posto in campo. Il problema adesso invece per il tecnico croato Mate Pskalo. Sì, Gama adesso sta rientrando in campo, sta provando, zoppica abbastanza vistosamente. Vedremo se comunque riuscirà almeno per questi ultimi minuti fino al fine primo tempo, se sarà necessaria una sostituzione prima. Si rialza scuotendo un po' la testa Glibo. Non so se può proseguire a questo punto. Vedendo l'espressione, sta spiegando ai medici della nazionale croata. Però non vedo nessuno dalle parti della panchina croata che stia affrettando il riscaldamento. Dunque, per il momento adesso è la Croazia ad essere in inferiorità numerica. Mentre Bacic rimette in gioco il pallone. Un po' di testa di Jelencic, che prova a superare la guardia di Caruso, non ci riesce, poi entra lei malissimo su Linari e arriva il cartellino giallo anche per lei. Seconda ammonita della gara dopo Kunstek. Sta inquadrata invece Glibo, palesemente sofferente, dolorante. Continua a non vedere nessuno pronto ad entrare dalle parti della panchina croata. Forse anche lei, anche la numero 8, proverà a tener duro. Tanto colpo di testa di Dulcic in fallo laterale. Rientra, sta rientrando Glibo, anche lei palesemente zuppicante. Intanto Giacinti difende il pallone, riesce a girarsi, a mettere in mezzo, nell'area c'è solo Girelli però. Poi recupera Loina, prova a imbastire il contropiede proprio su Jelencic, fermata da Gamma, poi Galli perde palla. Poi un errore in appoggio, favorisce Cernoia, adesso Girelli. Non ci sono appoggi sulla destra, allora va da Giacinti, ancora l'1-2 con Girelli, un po' troppo insistita questa combinazione, non c'erano alternative. Difensori croati sapevano bene dove andare a chiudere. Caruso, palla per Girelli, dentro Giacinti in anticipo, su di lei Pedic. Quinto angolo per l'Italia intanto. Cernoia in mezzo all'area, il pallone colpito credo da Giacinti sul fondo. Stiamo dando un'occhiata ancora a Glibo, che continua a fare un po' di esercizi di stretching. Sì, c'è lei per la Croazia e Gama per l'altra, da noi, che comunque sta valutando la condizione della caviglia, quindi penso insomma arriveranno entrambe fino alla fine del primo tempo e poi decideranno il da farsi. Non so, forse Glibo potrebbe, adesso vediamo un po' di movimento sulla panchina, sì, della Croazia, potrebbe essere già sostituita, mentre per l'Italia mi sembra che Gama arriverà sicuramente insomma fino alla fine del primo tempo e poi valuteranno. Lubina
allarga verso Kunstek, prova ad avanzare, guadagna il calcio di punizione. Pedic in profondità ma nel nulla, corre il pallone Bartoli su di lei, la pressione di Loina. Dulcic con le mani, colpo di testa di Bartoli, poi quello di Galli che trova bene Girelli, che sceglie però una soluzione rischiosa, finisce per perdere palla, forse c'era un appoggio più facile in un'altra direzione. Pedic, Binari mette giù con calma, Gama. Bartoli, Girelli, Bartoli. Gama. Caruso attaccata, Caruso perde palla e commette fallo per evitare la ripartenza avversaria. Sorvola l'arbitro e qui forse poteva starci anche il cartellino giallo. Caruso che riceve palla di spalle senza accorgersi della, dell'avversaria, difficilmente in quella parte del campo si è soli e quindi poi è obbligata a far fallo per evitare una ripartenza. Quarantunesimo in corso, 2-0. Gama Giacinti, per ora sono queste le firme sulla, su questa sfida. Retropassaggio in direzione di Bacic, una grazia che comunque ha dimostrato di potersi rendere insidiosa in più di un'occasione. Bergamaschi, poi Dulcic. Rimessa laterale per la Croazia. Galli. Bartoli, Linari. Gama. Da quest'altra parte si prova con Bartoli verso Bergamaschi, si propone Caruso, Bergamaschi apre, le viene aperto lo spazio centralmente per Galli che non aggancia, alle sue spalle Gama, Bonansea. Bonansea punta l'area, va al cross, non è allontanato, aveva riempito bene l'area in questa occasione l'Italia. Bartoli tenta l'anticipo, se la cava Glibo. Bartoli ancora, Girelli per Giacinti, Cernoia, limite dell'area, Cernoia non trova lo spazio per andare a servire Girelli. Sì, in questo caso Cernoia ha sbagliato la scelta, ha cercato una palla su Girelli con la difesa completamente schierata quando c'era Bergamaschi da questa parte. Torniamo un po' a quello che si diceva con Girelli a fine della scorsa partita, a volte si cerca sempre la scelta più difficile, quindi l'Italia finora ha fatto bene perché ha cercato di giocare semplice ed è quello che deve continuare a fare per trovare, perché poi trova gli spazi, perché la Croazia concede veramente tanti spazi se l'Italia gioca veloce e con grande semplicità. Bonansea la finta, si libera con grande classe dell'avversaria, vai, mette in mezzo il pallone, ha avuto un attimo di esitazione, poteva fare due scelte e alla fine non è venuta bene neanche una, ma con che classe si aveva, aveva lasciato sul posto la diretta avversaria. Sì, peccato perché era stata bravissima nel saltare l'avversaria e poi ha provato a, voleva rientrare, forse non se l'è sentita sul mancino, però lei è una giocatrice che spesso rientra anche sul suo piede non forte. E quindi peccato perché poteva essere un'azione davvero pericolosa.
Adesso il cross indirizzato verso Girelli, intercettato da Balog che in maniera un po' maldestra consegna all'Italia la possibilità di andare a battere il sesto corner di questo primo tempo. Poco più di un minuto al 45esimo, sicuramente ci sarà da recuperare qualcosa. Ma intanto l'Italia torna ad affollare l'area piccola avversaria. Quando l'inquadratura si allargherà, vedrete che affollamento c'è davanti a Bacic. Proprio lì spiove il pallone, Bacic non lo trattiene, poi in seconda battuta lo fa suo. Rimane a terra Linari. E allora il pallone viene messo fuori. Andiamo a rivedere cos'è accaduto in questa situazione. Si stava per avventare sul pallone. Un colpo alla tibia sinistra. E viene richiesto l'intervento di nuovo dei medici della nazionale. Sì, l'impressione è che sia stato proprio uno scontro con Bacic mentre cercava di riprendersi il pallone. Bacic, che abbiamo visto in questa occasione non impeccabile, lei insomma non è sicuramente il suo punto forte, le uscite alte non sono quelle il suo punto forte, non è la prima volta che perde il pallone, quindi l'Italia su questi calci, su questi corner o calci piazzati in prossimità insomma dell'area di rigore può giocare anche su questo fattore, perché non sempre Bacic trattiene sulle prese alte. Intanto sono tre minuti di recupero che sono già iniziati e vengono segnalati adesso, vedete, dal quarto ufficiale, la signora Diaz Garcia, mentre Linari, dolorante, ovviamente deve lasciare il campo, dovrà poi attendere l'ok per rientrare. Guarda, controlla l'orologio Milena Bertolini, se ne sono già andati 40 secondi sui tre minuti di recupero concessi. Si riprende il gioco con la Croazia in possesso di palla, il mio lungo di Bacic, il colpo di testa di Bartoli. Si è fatta male anche Bartoli nell'occasione precedente, nel duello aereo, evidentemente ha colpito testa anche di Loina. È davvero, si sta giocando pochissimo in questa fase finale del primo tempo. I medici azzurri che stavano rientrando dopo aver soccorso Linari, che ora vedete sta rientrando in campo, devono di nuovo cambiare traiettoria, tornare a soccorrere Elisa Bartoli. Sì, proprio durante l'impatto col pallone scendendo si è scontrata con la testa, la sua tempia, con la testa dell'avversaria. Adesso vediamo, ovviamente è un punto particolare, la testa è sempre delicata, però è una lottatrice Bartoli, infatti, Elisa Bartoli, non credo che non è una che si risparmia, vedo sì. Che si tocca anche lo zigomo, quindi proprio un po' tutta la parte sinistra di testa e zigomo e volto, quindi ma insomma penso che salvo complicazioni rientrerà senza problemi in campo. Infatti è già pronta a riprendere il suo posto, vedremo, anzi credo che sicuramente a questo punto il recupero verrà prolungato, perché se ne sono già quasi andati i tre minuti concessi, mancano 30 secondi mentre Bartoli è a bordo campo in attesa dell'ok per rientrare. L'Italia gestisce questo pallone con Gama, Galli. Gama, Giuliani e poi Linari, Girelli, arretratissima per partecipare all'impostazione, ovviamente bisogna soltanto gestire questi ultimi scampoli di prima frazione di gioco. Linari, lancio in profondità per Giacinti, pronta a scattare il colpo di tacco per Girelli vede Bonansea che sta arrivando a sinistra, Bonansea trova il fondo, mette in mezzo, trova una deviazione ma non l'angolo, perché alla fine il pallone giunge innocuo tra le braccia di Bacic.
però di nuovo un'ottima combinazione, difesa, lancio di Linari a cercare la velocità di Giacinti, che nell'uno contro uno è davvero molto pericolosa. Ottimo il suo tacco, andare a liberare il Girelli, che non riesce a trovare la conclusione, perché non è riuscita sul primo controllo a trovare subito lo specchio della porta. Quindi bene, è stata brava comunque a provare a allargare il gioco e trovare una soluzione diversa. Intanto abbiamo visto, mentre la signora Huerta de Azadi decide che il primo tempo a questo punto finisce, dunque le azzurre vanno al riposo in vantaggio per 2-0, abbiamo visto nell'ultima azione proprio di nuovo Bartoli andare a staccare contro Loina, dicevamo insomma del suo temperamento, appena rientrata in campo ha riproposto esattamente la stessa situazione, senza alcuna paura, e insomma senza alcuna paura l'Italia sta deve riaffrontare questa ripresa, Marta, perché insomma la partita la sta gestendo. Ovviamente deve fare attenzione, perché la Croazia ha dimostrato di poter colpire, ma come vedi insomma la gestione della gara? Sì, assolutamente, l'Italia vabbè, in fase di non possesso non deve sempre essere attenta, perché comunque non bisogna avere cali di tensione, queste sono squadre che in qualsiasi momento possono anche da una palla fortuita magari possono rimettere in gioco la partita e poi si complica tutto, però l'Italia è completamente in controllo, molto bene quando ha iniziato ad accelerare, a giocare con grande semplicità e verticalizzazione, quindi trovare gli spazi che concede la Croazia. Deve continuare così, con grande pressing in fase di non possesso e giocate veloci, verticalizzazioni e cambi di campo in fase di possesso, per andare a sfidare le giocatrici negli spazi dove l'Italia ha molta più qualità e velocità rispetto alla Croazia. E allora un piccolo stacco pubblicitario, poi la linea torna allo studio di Roma a Simona Rolandi e Katia Serra. Noi ci sentiamo tra una quindicina di minuti, poco meno, per il secondo tempo di Croazia-Italia. Io c'ho tutto quasi pronto, voglio vedere il campionato. Mi manca la fibra! Passi in negozio e attiviamo subito la fibra di TIM. Scegli la fibra ultra veloce e potente di TIM. La parissieramente! Scopri l'offerta. Vieni nei negozi TIM, chiama il 187 o vai su TIM.it. Kit per tifare azzurro. Senti, Goliano. Oddio! Stanno rientrando in campo, in realtà l'Italia sta rientrando in campo per, come fa solitamente, no? Magari per riprendere fare un piccolo di nuovo riscaldamento, e è alle viste, Marta, carissimi, una variazione, perché ha svestito la tuta, ha intensificato il riscaldamento e ha svestito la tuta Martina Lenzini, dunque probabilmente un cambio alle porte. Vedremo tutti e tre i nostri difensori, avevano avuto qualche problema fisico, non vediamo Saragama. Sì, non vediamo Saragama, Girelli con la fascia al braccio, quindi sicuramente sarà lei a lasciare il campo a Martina Lenzini. L'abbiamo vista appunto a Gama dopo il colpo, comunque era un po' claudicante, quindi speriamo sia solo insomma in via precauzionale, che non sia nulla di grave per la nostra capitana, che oggi è andata anche al gol, ha aperto le marcature con uno splendido gol da fuori area. E per Martina Lenzini, se effettivamente sarà lei ad entrare, ma insomma ci sembra proprio di sì, sarà la quarta presenza in azzurro. La CT Bertolini si era affidata a lei nelle due amichevoli di giugno che avevano chiuso la stagione, era subentrata contro l'Olanda, aveva preso il posto di Linari e poi era partita titolare in Austria, amichevole, infatti vedete è stata ufficializzata, mi sembra, la sostituzione, mi sembra di aver intravisto proprio il numero 3, c'è anche una sostituzione, però per quanto riguarda la Croazia pronta ad entrare la numero 18 che prenderà il posto, da qui non ci vedo, è lontanissimo, mi sembra del numero 8 Glibo, che anche lei aveva avuto problemi, sì, infatti anche la grafica adesso ci conferma, quindi Shabashov al posto di Glibo. Intanto la partita è ripresa, il cross in mezzo da parte di Dulcic,
Ferma il pallone Giuliani, riprende la sua posizione Dulcic, dunque ci sono queste variazioni, andiamo a controllare, sì. Martina Lenzini al posto di Saragama e Shabashov al posto di Glibo. Sì, Shabashov che porta, abbassa ancora l'età media della Croazia, perché è uscita Glibo in 2002, è entrata lei che è un 2003, quindi una giocatrice davvero, davvero molto giovane, con caratteristiche diverse da quelle di Glibo anche nella struttura fisica, come lo si può apprezzare dallo schermo per i nostri telespettatori. Per l'Italia invece un cambio, appunto, come abbiamo detto, Lenzini per Gama, decisione questa di far entrare comunque una giocatrice giovane, ma che ovviamente ormai è una giocatrice che da anni che gioca in Serie A, quest'anno è rientrata dopo alcuni anni di prestito al Sassuolo. Tanto Bonansea per Girelli per il più facile dei tocchi in rete. L'Italia dunque riparte subito alla grande, grande azione, grandissimo merito di questo gol di Barbara Bonansea, che si è fatta tutta la fascia, ha preso il fondo e ha messo in mezzo il pallone che, scusate, Giacinti ha toccato in rete. 3-0 dunque per l'Italia. Sì, bravissima qua Galli a recuperare palla e a mandare nello spazio Bonansea, che con grandissima facilità di corsa supera la sua diretta avversaria e poi mette una palla dietro per Giacinti, che è davvero solo da spingere. Rivediamo ancora l'azione potente, prepotente di Bonansea, che mette a sedere con l'ultima finta Kunstek. Rivediamo ancora anche da questa inquadratura, mentre il gioco non è ripreso, perché ci sono di nuovo problemi, questa volta mi sembra proprio per Bacic o per Kunstek. Dunque subito il gioco si deve interrompere. Mentre Bacic va a rimettere in sesto il terreno di gioco. Che te ne pare di questo terreno, Marta? Sì, infatti questa, adesso noi apprezziamo Bacic che sta rizzollando il terreno e pare che la giocatrice croata si sia proprio fatta male su questa zona di terreno. Il terreno non è impeccabile, già ieri in rifinitura le ragazze l'avevano, insomma, si vedeva in rifinitura che non fosse un terreno proprio perfetto, lo abbiamo visto anche oggi. Che non sempre i rimbalzi sono, insomma, non, la palla non scorre benissimo. E comunque Bonansea è riuscita ovviamente a farla scorrere dove doveva andare, sul piede di Valentina Giacinti, per il 3-0 proprio in apertura di riprese. Questo gol è davvero importantissimo, dà ancora più fiducia alle azzurre. Sì, assolutamente, puoi ripartire subito con un gol, è un buon segnale, un ottimo segnale, e appunto dà ancora più serenità, più tranquillità alla squadra e permetterà sicuramente di avere una strada ancora più in discesa per la nostra nazionale. Intanto un altro scontro, questa volta fra Čanjevac e Girelli, che allarga un po' le braccia. Un po' sconsolata, può il terreno, appunto, non perfetto, Marta, favorire tutti questi scontri, queste entrate fuori tempo? Ma diciamo non troppo, diciamo che spesso la Croazia entra in ritardo, non sempre, soprattutto anche in maniera scomposta, e quindi diciamo che il terreno può ingannare su qualche traiettoria solo. Intanto Caruso pronta a battere questo calcio di punizione, il pallone in area per Girelli, questa volta si arriva anche la sua firma, 4-0 Italia, davvero un avvio di ripresa prepotente delle azzurre, prima Giacinti, poi Girelli, e adesso il vantaggio si fa cospicuo. Sì, perfetta la punizione calciata da Caruso, e da lì adesso la riapprezziamo anche dal replay, e Girelli anticipa tutti e riesce a mettere la palla in rete.
Andiamo ad aggiornare anche i numeri di queste due fantastiche bomber. Per quanto riguarda Cristiana Girelli, è arrivata a quota 47, per quanto riguarda invece Valentina Giacinti siamo a quota 15 in nazionale. Dunque si riparte, il gioco non è ripreso però, perché l'arbitro non aveva dato l'ok, avevano provato a sorprendere Giuliani fuori dai pali, ma ovviamente anche nel caso fosse stato regolare questa rimessa in gioco del pallone, il tentativo non avrebbe avuto esito. Lubin allora adesso manovra, invece gestisce il pallone, indirizza verso Čanjevac, indietro per Pedic, poi il tentativo di Galli di recuperare palla, Girelli per Cernoia, il controllo così da modo a Dulcic di tornare su di lei, poi Bergamaschi però ancora a Cernoia, va sul fondo ma il campo è finito. Mentre si sta per realizzare un altro cambio per l'Italia, sono lontanissimi dalla nostra postazione, dovrebbero essere Boattin e Cantore pronte ad entrare in campo. Adesso attendiamo l'ufficializzazione ovviamente dalla lavagna luminosa. Sì, adesso su questo risultato sicuramente anche per la CT è un risultato per poter fare anche dei cambi, per poter vedere anche delle altre giocatrici, sia quelle più giovani, sia insomma quelle che lei reputa di voler valutare in una partita come questa. Lenzini, Vinari, Bartoli, indietro a Giuliani. Vinari, Bartoli, Bergamaschi, Bartoli. Vinari verso Girelli, anticipata, poi torna sul pallone Girelli, Bartoli, Bergamaschi, anticipata, ma poi Bartoli ferma tutto in fallo laterale ed ora probabilmente è il momento dei cambi, dunque con il numero 17, Lisa Boattin, al posto di Bergamaschi. E poi con il numero 6 Sofia Cantore, a lasciarle il posto è Cristiana Girelli. Ci sono due cambi anche per la Croazia, esce la numero 16 Kunstek al suo posto, il numero 15 Bukac, un cambio solo. Allora dobbiamo risistemare insomma un po' i nostri appunti mentre il gioco è ripreso con Bonansea, subito il pallone in profondità, arriva a Galli, Cantone che lo gira, poi allontana Balog. Lenzini, Linari. Avanza Bartoli, scambio con Cantore. La rimessa è azzurra. Boattin verso Galli. Si rimane lì, ancora rimessa laterale per l'Italia. Sta cambiando qualcosa tatticamente, Marta? No, tatticamente non sta cambiando nulla. Sono uscite due giocatrici
è uscita Girelli per è entrata al suo posto Cantore, sempre una prima punta, una giocatrice, la differenza ovviamente la fa l'esperienza. Cantore è una classe 99 in prestito al Sassuolo, una giocatrice della Juve, comunque è un'ottima attaccante, un attaccante che sta facendo molto bene con la sua squadra, che ha fatto bene in passato e che abbiamo già apprezzato sia in campionato che anche con le nazionali under. E dall'altra parte Bergamaschi ha lasciato il posto a Botin. Entrambe sono giocatrici comunque che giocano come esterni bassi nelle rispettive squadre, e la differenza è che Bergamaschi è destra, Boatin e Mancina, quindi su quella fascia adesso sarà col suo piede preferito e quindi potrà sfruttare sicuramente la corsia per mettere interessanti cross all'interno dell'area. Bartoli, che con l'uscita di gamma è diventata lei la capitana, e di Girelli anche ovviamente. Linari, palla per Boatin, andata a cercare Cantore, si è intromessa Lubina. Bartoli ha recuperato, ma c'è stato un fallo sulla numero 22 croata. E allora calcio di punizione Italia. Italia che adesso deve gestire questo importante vantaggio. Nel frattempo è iniziata Dova Svizzera alle 19, 19:30 Romania-Lituania. Ricordiamo le altre due gare del girone. Dulcic prova a rispedire in avanti l'anticipo di Linari. Cantore, Boatin, Bartoli, Linari, va ad attaccare Jelincic. Giuliani che gira su Lenzini, la rimessa è azzurra. Stava a cercare Giacinti, ancora Lenzini, Galli. Pallone non facilissimo da gestire, ancora un'entrata completamente fuori tempo di Loina su Linari, e arriva il cartellino giallo anche per la capitana croata. Bisogna difendere anche le gambe, no Marta, in queste situazioni ovviamente. Eh sì, loro sono molto irruente, hanno anche in questa situazione, abbiamo visto proprio come adesso qua è stato uno dei pochi scontri, sì, veramente di gioco adesso. Sì, rivedendolo al replay dal vivo sembrava, sì, insomma un'entrata un po' più scomposta, però loro hanno un po' questa caratteristica, che comunque non si fermano, e anche quando sono in ritardo, e lo sono spesso in ritardo, entrano in maniera scomposta. Colpo di testa di Bartoli verso Giacinti, fermata ancora Giacinti per Bonansea. Aspetta l'arrivo delle compagne, chiede l'1-2, il pallone in mezzo dalla parte opposta, arriva Boatin che difende il pallone, lo appoggia indietro a Galli, pallone di ritorno ancora per Boatin, triangolo che non si chiude, aveva provato a partecipare anche Cantore, eccola Cantore però adesso che soffia il pallone, Galli prova la conclusione, pallone che non ha girato a sufficienza. Tranquilla la presa di Bacic. No, però buona iniziativa questa di Galli nella combinazione tra Boatin e Cantore. Cantore che si è andata a posizionare sull'esterno di sinistra e Giacinti si è centrata, loro che comunque possono tranquillamente alternarsi, l'abbiamo visto già anche prima con Girelli, che spesso le tre attaccanti, soprattutto le Girelli e Giacinti, si sono spesso alternate con una predominanza insomma di Girelli, che ha più caratteristiche da punta centrale, in questo caso invece Cantore e Giacinti possono davvero alternarsi senza andare a variare grandi le caratteristiche, perché entrambe possono sia giocare come prime punte che come punte esterne. E adesso il calcio di punizione per questo intervento su Lenzini da parte della numero 19 Cianievac. Anche qui, come tutte le punizioni da questa
possono essere davvero interessanti, cioè sia Cernoia per la palla a rientrare che Caruso con la palla a uscire. Vedremo quale soluzione adotteranno. Sono sempre tutte le saltatrici, anche perché la Croazia rientra tutta con marcatura uomo all'interno dell'area. Vedremo se dagli sviluppi di questa situazione, di questo calcio di punizione, che cosa emergerà. Caruso e Cernoia, va Cernoia con il sinistro, palla che rimane lì, Bonansea, la respinta di Bacic, pallone sul fondo, che opportunità per l'Italia per fare pokerissimo. Sì, siamo pericolosi, sulle palle inattive possiamo davvero essere pericolose, in questo caso Bonansea prova la potenza e trova un'ottima risposta da parte di Bacic, pallone però centrale, Bonansea non ha avuto la lucidità in questo momento di andare a angolare la palla. Si sono spenti i riflettori intanto dello stadio, dunque è tutto fermo. Io spero che la mia voce vi arrivi. Tanto qua bisogna ovviamente attendere che l'illuminazione venga ripristinata. Accade anche questo ovviamente, Marta, no? In questi campi, in queste situazioni, tu ne hai tanta, insomma, di esperienza, no? Con la nazionale, sì, in giro per il mondo. Sì, diciamo che l'evoluzione del calcio femminile è sicuramente importante, però non sempre in questo momento ancora ci sono degli impianti che sono all'altezza di questi impegni, e questi sono degli inconvenienti che possono succedere ovviamente anche nei grandi stadi. Questo fa parte un po' del gioco, purtroppo. Speriamo adesso che questa si risolva facilmente. Dunque adesso siamo tutti qui ovviamente ad aspettare. Ecco, la regia giustamente inquadra i riflettori dello stadio, che si sono spenti improvvisamente proprio mentre l'Italia stava andando a battere il calcio di punizione adesso, e il calcio d'angolo, e adesso ovviamente tutte le giocatrici in campo stanno provando a riscaldarsi, facendo un po' di stretching, un po' di saltelli. Marta, come ci si regola in queste situazioni? Anche perché, diciamola, il sole si è abbassato, la temperatura è notevolmente calata, c'è tantissima umidità qui a Karlovac, perché è una cittadina che è circondata, è praticamente alla confluenza di quattro fiumi. Dunque, appena il sole cala, l'umidità attanaglia davvero soprattutto le gambe delle atlete, che adesso rischiano di freddarsi, no? Che cosa si fa? Infatti devono fare questo, in questi casi bisogna mantenersi attive. Adesso c'è l'arbitro che sta parlando ha parlato prima con i capitani per vedere, secondo me, anche eventualmente, non so se possano di comune accordo andare avanti, visto che comunque l'illuminazione naturale lo permetterebbe. E adesso l'unica cosa che possono fare è cercare di mantenersi calde. Adesso vediamo che l'arbitro sta andando con gli ufficiali, anche con dell'organizzazione, a confrontarsi. Mi sembra dalle espressioni che ci sono state, da come hanno risposto le giocatrici, che forse l'arbitro abbia chiesto ai due capitani se vogliono e si può comunque continuare, e invece no. Adesso infatti, interruzione della partita. Sì, le squadre vengono a questo punto richiamate dall'arbitro. Vediamo se sta richiamando ovviamente i due capitani prima di tutto. Adesso cercheremo di capire. Da qui noi siamo completamente dalla parte opposta rispetto alla tribuna principale, a dove sono le panchine e a dove l'arbitro in questo momento sta parlando con i capitani, ma si avvicinano tutte e due le squadre. Cercheremo di capire da qui, anche perché l'inquadratura larga non ci aiuta neanche a provare a leggere i labiali per quanto possibile, quindi siamo qui in attesa. Sì, bisognerà capire il regolamento, se prevede comunque che si debba continuare per forza con l'illuminazione. Ho visto che comunque l'illuminazione artificiale, oppure visto che l'illuminazione naturale permetterebbe lo svolgimento, bisogna capire se le disposizioni e i regolamenti lo permettono. Dunque, conciliapolo, le due squadre adesso si sono separate, diciamo,
L'Italia da una parte vicino alla propria panchina, la Croazia sta andando verso la sua panchina. E mi sembra che addirittura vadano verso gli spogliatoi le azzurre. Dunque la partita dovrebbe essere momentaneamente sospesa in attesa, lo ricordiamo, che venga ripristinata l'illuminazione qui allo stadio Branko Čavlović Čavlek, complicatissimo nominare il personaggio cui è intitolato questo stadio di Karlovac. Allora sì, le squadre stanno tornando negli spogliatoi, allora noi restituiamo la linea agli studi di Roma in attesa di capire se si potrà poi proseguire o no la partita, che come vedete si è fermata attorno al 62esimo. Linea a Roma. E dunque riprendiamo la linea qui dallo studio di Roma, mentre Italia e Croazia sono sul 4-0 per le azzurre al 61esimo minuto. Come avete ascoltato e come ha ribadito la nostra Tizianalla, si sono spenti i riflettori di questo impianto di Karlovac. E allora, Katia, che cosa succede adesso? Ah, intanto ringraziamo l'ufficio stampa della Federazione, la Francesca Vitullo, che ci ha prontamente informato che adesso c'è una pausa di 25-30 minuti perché c'è un problema di energia elettrica, e questa pausa permette, si spera, a chi deve risolvere di riuscirci per poter poi proseguire la partita. Perché la partita comunque va finita. Sì, quindi questa è la prima decisione che è stata presa dal delegato UEFA insieme alla terna arbitrale sul campo. Poi l'evoluzione, ovviamente siamo anche noi in attesa di capirlo col passare dei minuti, perché è naturale, insomma, che ci auguriamo che il problema sia risolvibile, ma se qualora non lo fosse poi si complica sicuramente la situazione. Intanto raccontiamo in breve che cosa è successo in questo secondo tempo, in cui c'è stato un avvio sprint proprio dell'Italia, Katia. Sì, hai detto bene, nella seconda parte intanto l'approccio buono come a inizio match, e questo significa insomma che c'era anche la determinazione e la consapevolezza che grazie agli spazi concessi dalle croate si potesse rendere ancora più cospicuo il nostro già vantaggio conclamato nella prima parte. Poi in questo secondo tempo, complice secondo me anche un atteggiamento disastroso degli avversari a livello difensivo, sempre sfruttando le corsie esterne, abbiamo trovato i gol con delle belle trame offensive. E abbiamo appena visto il gol di Giacinti con un suggerimento meraviglioso di Barbara Bonansea, una discesa sulla destra e veramente chirurgica. Sì, molto, molto brava quando lei può sprigionare tutta la sua velocità in campo aperto, tra l'altro con il suo piede forte. Poi, come abbiamo visto, appena entrata in aria ha alzato la testa, ha visto che c'era Giacinti che attaccava lo spazio, e l'ha servita con un passaggio preciso. Ma siccome questo testa a testa Giacinti Girelli, no, che è del campionato, ma si ritrova anche in nazionale, e ne giova ovviamente Milena Bertolini, ha risposto presente anche Girelli proprio 3 minuti dopo, lo stiamo vedendo. Sì, in questo caso sfrutta la sua capacità di essere